Ciao Reefers, bentornati sul canale. Oggi parliamo di come risparmiare un sacco di soldi per creare un backup, ovviamente con una batteria, per le nostre pompe Ecotec, sia quelle di movimento che quella di ritorno. Partiamo ovviamente dai motivi, perché Ecotec ha pensato i propri prodotti in modo da avere modo da aggiungere come features appunto una batteria di backup in maniera molto semplice. Ovviamente a cosa serve il backup sulle pompe di movimento o la pompa di ritorno? Ovviamente serve per mantenere ossigenata l'acqua nel caso di blackout, ma ci sono diversi tipi di blackout, quindi c'è il blackout che dura 5 minuti, che non fa semplicemente nulla alla vasca, lo facciamo già magari anche tutti i giorni per fare manutenzione noi stessi. Si pensa più magari in questi casi a backup di ore o magari di giorni, può succedere se magari succede qualche disastro in giro, insomma viene tranciata la linea della corrente dell'elettricità e noi rimaniamo senza corrente, la nostra vasca muore senza movimento d'acqua. Quindi esistono diverse soluzioni sul mercato. Quella di Ecotec secondo me è la più interessante perché è davvero implementabile in maniera molto semplice. Ovviamente Ecotec vende un prodotto specifico per questa cosa che a parer mio è costosissimo per quello che è, di fatto è una batteria, adesso come vedremo i componenti sono veramente pochi. La cosa interessante è che ovviamente questo kit Ecotec vi garantisce nel caso di una pompa MP10, faccio un caso ad esempio con la mia, comunque sul loro sito trovate tutto specificato, per una pompa Ecotec MP10 riuscite a farla funzionare con loro UPS per circa 4 giorni più o meno. Quando salta la luce, che entra in servizio questa batteria di backup, la pompa inizia a funzionare mi pare, il 20% della potenza che era stata impostata. E quindi si riesce a mantenere questo movimento in acqua, a tenerla ossigenata e riusciamo a far sopravvivere appunto i nostri coralli, i nostri pesci, senza grossi problemi. Ovviamente il movimento è la prima cosa a cui dobbiamo pensare in caso di mancanza di elettricità, come dicevo. Cosa ci serve? Concentriamo cosa ci serve. Allora, io ho specificato meno di 20 euro perché non ho considerato la batteria, perché bene o male tutti quanti abbiamo in giro una batteria che possiamo tranquillamente utilizzare perché va benissimo per il nostro scopo. L'importante è che sia 12 volt. Ovviamente se non ce l'avete dovrete acquistarla, dovete aggiungere il costo della batteria, però rispetto ai quasi 200 euro della soluzione Ecotec è comunque un bel risparmio. Alla faccia del bicarbonato di sodio! Quindi cosa abbiamo bisogno? Di una batteria di appunto 12 volt, questa qua è da 35 ampere ora. Questa batteria è circa 3 volte la batteria che c'è nel kit Ecotec, quindi 3 volte la durata. Io ho 2 MP10, bene o male dovrei stare sui 5-6 giorni di autonomia con questa batteria, che è follia, spero di non usarli mai, insomma. Un caricabatterie a 12 volt per auto, l'importante è che abbia la funzione, adesso qua è acceso perché è collegato, che abbia la funzione di mantenimento della carica. Questo è importante perché una volta che la batteria è carica, l'alimentatore deve controllare non appena ovviamente c'è, noi tenendo la batteria di fatto collegata in stasi, cioè non sta venendo utilizzata se non quando appunto c'è una mancanza di corrente, dobbiamo assicurarci sempre che sia carica. Quindi serve assolutamente il caricabatterie che abbia come features appunto il mantenimento della carica. E poi ci occorrono semplicemente dei cavi, questi sono dei semplici cavi con due fili, io li ho già configurati per collegarli poi alla batteria, e dall'altra parte dobbiamo avere questo connettore qua, che è esattamente, se prendete il controller Ecotec e vedete, ci sono due collegamenti, uno a 24 e uno a 12 volt per le pompe di movimento. Uno è un connettore grosso, che è quello che utilizzate di solito per i 24 volt, e l'altro è più piccolo ed è appunto questo, quello della batteria di backup. Queste cose che vedete qua sono esattamente le stesse identiche cose che ci sono nel kit Ecotec. Niente di diverso. Una batteria, l'alimentatore, il caricabatterie e i fili che vanno alle pompe. Per quanto riguarda invece l'utilizzo della batteria di backup sulla pompa di ritorno Ecotec, il discorso è un po' diverso. Vi servono sia queste cose, ma in più tra la batteria e il connettore che va alla pompa ci vuole un booster di voltaggio. Questo qua è il booster di voltaggio più economico al mondo che esista. È molto semplice, ha quattro piedini. Ha semplicemente quattro piedini e faremo entrare i due fili che arrivano dalla batteria nel in e i due fili che escono l'out che andranno al connettore. Questo coso va regolato in modo da far uscire 24 volt, quindi semplicemente trasforma i 12 volt in 24 volt. E a questo punto potete utilizzare questa soluzione anche per la pompa di ritorno. Ovviamente la pompa di ritorno consuma un po' più corrente rispetto alle pompe di movimento e la batteria durerà un po' di meno, però insomma dovete farvi un po' i vostri calcoli. Questo è quello che serve, io adesso andrò a collegarli così avrò la pace dei sensi per quanto riguarda i blackout, sarò tranquillo che comunque l'acqua resterà in movimento almeno per 4 giorni abbondanti, quindi sono molto tranquillo sotto questo punto di vista. Vi invito assolutamente, se avete delle Ecotec, a farlo perché comunque, ripeto, la spesa è abbastanza irrisoria. Vi create una garanzia, insomma,
caso di blackout non avrete insomma l'ansia di tenere la vasca ossigenata magari con aereatori esterni o generatori o qualsiasi altra cosa. Insomma, questa è una soluzione molto semplice che vi farà stare tranquilli. Grazie per aver visto il video, mi raccomando mettete like se vi è piaciuto, fatemi sapere se lo fate ovviamente, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, io ringrazio tutti quanti, siamo quasi a 200 iscritti che è assurdo, vi ringrazio tutti quanti uno per uno, vi abbraccerei se non ci fosse il Covid insomma. No God! No God, please no! No! Però magari un giorno chi lo sa ci apprezziamo davvero. E grazie ancora a tutti quanti, ci vediamo nel prossimo video con l'aggiornamento della vasca e il nuovo progetto alle mie spalle che sta iniziando.